sarebbe neanche bisogno di dire del Salone del Libro di Torino, perché il Salone del Libro è uno solo, come sappiamo, e questo è anche merito vostro, grazie davvero. Sono molto felice e infelice allo stesso tempo adesso, perché? Perché quando ho chiamato Gianni Riotta per proporgli di raccontare il suo libro del cuore, lui mi ha proposto subito le pagine che nell'Iliade raccontano il duello in cui soccombe Ettore davanti alle porte scee. Ed è una delle cose più emozionanti che io abbia letto da bambino, ed è una di quelle pagine indimenticabili della cultura occidentale. Dall'altra parte sono infelice perché non posso seguire l'incontro e quindi me lo farò raccontare poi dopo. È andata così. Vi invito a seguire con grande attenzione, ma non ce n'è bisogno, questo incontro. Come vedete c'è una lavagna. Gianni è appassionato di storia militare anche, quindi immagino che abbia degli interessanti grafici da mostrarvi mentre racconterà questa epica scena. E grazie Gianni per essere qui con noi e buon incontro. Scusa, guarda la lavagna, guarda la lavagna. Allora, grazie. Grazie Giuseppe, grazie. E io ho lavorato con Curicchia, che era un giovane scrittore. Quando i giovani scrittori con cui avete lavorato si fanno i capelli bianchi, vuol dire che voi siete veramente stravecchi, stravecchi. Vecchio al punto che infatti mi occupo di Iliade, Odissea, queste cose qua. E, abbiamo 50 minuti. La storia di cui parliamo è dura da svariati secoli, quindi magari 50 minuti non sono esattamente a sufficienza, ma proviamo. Io ho chiesto al direttore del Salone, Nicola Lagioia, ho detto: io voglio fare un seminario per veri eroi. Allora gli ho detto: tolgo l'aria condizionata, così alla fine vedremo chi ha resistito sino alla fine. Il bene è che perderemo tutti 2 o 3 chili, perché ovviamente in questa sauna perderemo 2 o 3 chili. Io ho distribuito della cioccolata a quelli che mi sembravano più in difficoltà. E l'Iliade l'avete letta tutti quanti a scuola, se non l'avete letta la conoscete, è la storia di tutte le storie, è la storia da cui derivano tutte le altre storie che noi abbiamo conosciuto. Fondamentalmente è lo scontro tra due civiltà, tra due comunità che si scontrano tra di loro su una donna che è parte di questo mito, Elena, e su una città che è la città di Troia. E per vincere la città, la donna, l'amore, il potere, si scontrano degli eroi, non delle eroine, sì anche delle eroine, perché ci sono molte dee che partecipano e che hanno scatenato la guerra, e ci sono poi le amazzoni guidate dalla regina Pentesilea che partecipano anche al combattimento. Quando io userò quindi durante questa conversazione la parola eroe, prendetela nel termine eroe ed eroina. In Italia eroina ha anche un altro significato meno felice, però è diciamo un essere umano che decide di compiere azioni al di là della norma, al di là della norma. Ed esamineremo vari personaggi e vari tipi di eroi. Picasso, scusa, ma no, adesso chiamiamo la Gioia, gli dicevo: senti la Gioia, ma allora vedremo vari tipi di eroi. Cominceremo con Achille, poi parleremo di Odisseo e infine parleremo di Ettore. Il mio preferito. E infine parleremo di Ettore. E l'eroe deve compiere delle gesta che sono fuori dalla norma, va bene? Se no non è un eroe. L'eroe deve uccidere un drago, l'eroe deve liberare una principessa, l'eroe deve essere il primo che entra in una città nemica. Perché lo fa l'eroe? Perché l'eroe compie queste geste eroiche? E, ad Achille a un certo punto chiedono, durante l'Iliade, durante la guerra di Troia, perché
perché noi per 10 anni abbiamo lasciato casa, le nostre spose, i nostri figli, stiamo qui a rischiare di morire, a rischiare di morire in ogni secondo, perché ricordatevi, quello che distingue l'eroe dal Dio, che cos'è? Mortalità. L'eroe è mortale, va bene? L'eroe è mortale, cioè l'eroe in un tiro di freccia, in un tiro di spada, in un tiro di lancia, passa da essere bello, ricco, pieno di donne, perché allora, come sapete, un eroe aveva tantissime fidanzate, mogli, erano anni molto, molto diversi, e passa da questo stato di gloria assoluta invece alla morte. In una cultura, in una religione in cui la morte non era come per noi nel mondo cristiano o nel mondo islamico, che c'è un al di là, che è un al di là positivo, no, l'al di là dei greci era la fine di tutto, era un luogo terribile dove, quando Odisseo nel libro seguente, l'Odissea scende agli inferi e dice, e questo l'abbiamo detto, come il caldo state resistendo, abbiamo detto fate anche la tortura, sapete che quelli che li torturano con l'audio, questa è la tortura con l'audio, man mano a un certo punto si riscalderanno i sedili e vediamo chi sono i veri eroi. E quando Odisseo nell'Odissea scende agli inferi e incontra Achille, e gli dice, Achille si lamenta, guarda sono ridotto un'ombra, e Odisseo gli dice sì, ma sei sempre l'ombra di Achille. E Achille, che era stato il guerriero più famoso, più glorioso, gli dice preferirei essere l'ultimo servo sulla terra piuttosto che il re delle ombre. Quindi l'eroe quando va in campo si gioca tutto quanto, perché può ricevere la gloria, ma la morte gli toglie completamente tutto. Io provo a non riassumervi, c'è qualcuno che non sa la trama dell'Iliade? Nessuno ha il coraggio. No, visto che siamo al Salone del Libro, io tanti anni fa lavoravo alla stampa di Torino, chi di voi è di Torino? Alzi la mano. E lavoravo alla stampa di Torino, ho proposto di fare un articolo su i grandi intellettuali che raccontavano i grandi libri che non avevano letto, no? Io non ho letto I Promessi Sposi, io non ho letto La ricerca del tempo perduto, io non ho letto il Mahabharata. Non sono riuscito a farlo l'articolo, sapete perché? Perché nessuno me lo diceva, vabbè, nessuno diceva. Tu qual è il grande libro che non hai letto? A voce alta. Alla ricerca del tempo perduto. Alla ricerca del tempo perduto. Chi di voi ha letto, poi dopo ce lo racconta, La ricerca del tempo perduto, alzi la mano. Un applauso per favore. Ma dalla prima... Ah, perché è francese. Allora doppio applauso perché ha letto pure in francese. Allora, l'Iliade, se non l'avete letta, leggetela. Se l'avete letta a scuola, rileggetela. Rileggetela proprio come se non l'aveste mai sentito parlare. Comunque la trama, riepilogando, all'inizio c'è un dissidio tra gli due re, Agamennone, su una donna, tanto per cambiare, e Achille si ritira dalla lotta, i troiani quindi cominciano a vincere perché hanno perso il loro, gli Achei, i greci hanno perso il loro combattente principale, e Ettore, che è il guerriero re, guerriero numero uno dei troiani, pensa ormai di aver vinto la guerra, quando Patroclo, che è l'amico, ma in realtà è l'amante, diciamo, è il compagno di Achille, gli chiede di indossare le sue armi e di tornare ad aiutare i greci, lo fa, Ettore lo uccide in duello, Achille allora decide di tornare di nuovo nella mischia, vedremo perché, a sua volta uccide Ettore e finisce il libro. E Cavallo di Troia, in un'altra puntata della serie, come Guerre Stellari. A un certo punto, quando Patroclo, il compagno, l'innamorato di... Qui c'è un posto, se volete, per qualcuno se vuole c'è un posto. E dice ad Achille, per piacere, mi presti le tue armi e io vado a combattere? Achille gli dice qualcosa di meraviglioso, gli dice, ma perché? Perché rischi molto, non ci andare. E lui dice, no, ci voglio andare. Allora Achille gli dice, come direbbe una madre a un figlio, un padre a un figlio, un innamorato, e per piacere stai vicino alle navi,
ti prego, non andare in campo aperto, non ti spingere sotto le mura di Troia, era al mare, no? Si svolge in Turchia, quella che oggi è Turchia. I greci stavano vicino alle navi, erano più sicuri sul loro accampamento, man mano si avanzavano nella piana di Ilio o Troia. Sapete che Schliemann, io sono molto scarso con gli spelling, Schliemann, un archeologo tedesco, ha scoperto le rovine di Troia, dove senza sapere nulla, pensava e le ha trovate da nulla. Achille lo prega, stai vicino alle navi, con una madre che dice al figlio non ti allontanare, no, esci ma non ti allontanare, stai vicino alle navi. E poi con un verso d'amore incredibile gli dice, non sarebbe bello se Zeus questa notte distruggesse tutti i greci e distruggesse tutti i troiani e soltanto io e tu ce ne andassimo, dice il verso originale, a prendere la corona di Troia. E io tradurrei, se via tutti i greci, via tutti i troiani e io e tu ce ne andassimo a passeggiare come due innamorati. Cioè il più grande guerriero, il più grande eroe dice, non sarebbe bello se tutta questa maledetta guerra se ne andasse via, gli uni e gli altri, e io e tu potessimo farci una meravigliosa passeggiata. Ricordatevi questo, perché questo è il punto che a scuola non ci insegnano. Pensate che questi due versi sono talmente contraddittori rispetto alla logica dell'epica omerica che per secoli i copisti li censuravano, non li ricopiavano perché dicevano ma va, Omero non può avere scritto questa cosa qua, e li cancellavano. E man mano che siamo andati a cercare i codici, le copie più antiche, li abbiamo ritrovati e li abbiamo restaurati. Questo è un libro molto bello che voi potete leggere, che si chiama Natura e cultura nell'Iliade, la tragedia di Ettore, del critico James Redfield. E Redfield dice, è straordinario che quel verso l'abbiano abrogato. Allora l'eroe, in quanto è mortale, seguitemi, quando non mi seguite alzate la mano, quando non mi seguite, perché abbiamo 50 minuti, è la tortura, quando non mi seguite alzate la mano, io mi fermo e ricapitoliamo. L'eroe è mortale e l'eroe ha sentimenti umani. L'eroe mortale e l'eroe a sentimenti umani. Questi sono i tre eroi principali di tutta la saga dell'Iliade e dell'Odissea. Achille, Odisseo, Ettore. Achille, per non andare in guerra, si veste da donna, si veste da fanciulla, si all'inizio, questo è le tradizioni precedenti, perché non ci vuole andare in guerra, non ci vuole andare, si veste da gli fanno un trucco, gli fanno vedere delle armi, lui prende le armi e scoprono che è Achille. Il più grande eroe della storia dell'epica marziale, della guerra, non vuole combattere. Odisseo, per non andare in guerra, si finge pazzo, prende l'aratro e si mette a seminare sale, perché dice, sono pazzo, non mi potrete mica arruolare. E allora prendono suo figlio Telemaco, che sarà poi uno dei protagonisti dell'Odissea, glielo mettono davanti all'aratro e dicono, se sei pazzo lo travolgerai. Lui non può travolgere il suo bambino e capiscono che è pazzo. Ettore, che è fratello di Paride, che ha rapito Elena, la moglie di Menelao, per cui tutta la guerra è scoppiata. Ettore, per tutta l'Iliade, ragazzi, per tutta l'Iliade, come un cognato fratello rompiscatole, non fa altro che dire a Paride ogni passo, perché l'hai rapita? Perché l'hai rapita? Se tu non la rapivi, tutti questi guai non c'erano. Per una donna, se hai perso la testa per una donna, e migliaia di ragazzi, da una parte dei greci e dalla parte dei troiani, stanno pagando il prezzo della tua del tuo esserti innamorato. Paride, vi ricordate Paride? Paride Alessandro rapisce Elena, la moglie di Menelao, la porta a Troia,
apre 10 anni di guerra e poi 10 anni di peregrinazioni che porteranno vita all'Odissea. Oggi non abbiamo molto tempo per parlare di Paride, io mi scuso con voi e con Paride, è un uomo meraviglioso, meraviglioso, che io adoro. Pensate che dicono, vabbè, ma alla fine, all'inizio del poema dicono, vabbè, ma alla fine questa disputa è perché tu hai rubato la moglie a Menelao. Allora facciamo una cosa tipo cavalleria rusticana, no? Sicilia, chi di voi è siciliano? Torino si può sempre, a Torino siamo sempre un casino. Perché non fate un bel duello rusticano e tu con Menelao, chi vince, abbiamo chiusa qui, non muore. Lo fanno, Menelao, che è il più arrabbiato perché altro che siciliano, era arrabbiatissimo che gli avevano rubato la moglie, sta battendo Paride, però Afrodite, la dea dell'amore, a cui lui aveva dato la mela quando aveva dovuto scegliere fra le tre dee e che quindi lo favoriva, lo porta d'incantesimo nella sua stanza da letto dove c'è Elena. Paride si trova nella sua stanza da letto con sua moglie, la donna più bella della storia, della letteratura, e lei lo rimprovera, gli dice, ma come, ti sei fatto battere dal mio ex marito, cioè fai veramente schifo, e dovevi vincere la roba. E Paride gli dà una risposta che è la risposta che darebbe un millennials, abbiamo dei millennials qui, cioè un ragazzo come sono i ragazzi di oggi, cioè concreti, sereni, senza troppi grilli per la testa, gli dice, amore mio, io non posso essere più valoroso di quello che sono, va bene? Non posso essere più, io sono stato lì, lui è stato più bravo di me, la dea mi ha preso e mi ha riportato qui nella stanza da letto, posso resistere a una dea secondo te, sono un povero essere umano, però amore, guardate la traduzione di, potete scegliere la traduzione che volete, amore, una volta che siamo qui a letto, facciamo l'amore, no? Che è di nuovo un episodio, chi l'ha letto a scuola questo episodio? Nessuno, neanch'io, perché non contraddice l'idea della guerra brutale tra individui pieni di voglia di ammazzarsi l'uno con l'altro dell'Iliade. Invece non è così, perché gli eroi che si stanno battendo sotto le mura di Troia sono uomini e stanno cercando di battersi per qualcosa che va al di là della conquista della città, della ricchezza, degli schiavi che possono prendere. Allora cerchiamo di capire che cosa li muove. Per Paride, che è un personaggio semplice, moderno, è chiaro, lo muove l'amore, stare con una donna molto bella, fare il proprio dovere né più né meno, ma senza troppi gingheri. Achille è diverso, Achille sa che il destino gli ha dato molta gloria, ma molto breve, perché la sua vita è molto breve, sarà poi Paride stesso con una freccia a colpirlo nel suo unico punto debole, che era il tallone d'Achille famoso. E allora vuole tanta gloria, cerca di combattere, cerca di essere sempre presente, però quando Agamennone, che è il re, il capo, il generale supremo dei greci, decide di sottrargli una fanciulla che lui ama e che gli era stata data in premio e decide di prenderla per altre questioni che saltiamo perché sennò diventa troppo lunga, abbiamo solo 50 minuti e non 10 anni, Achille decide di ritirarsi. Allora la domanda che vi dovete fare, la domanda che ci facciamo è, perché il più grande eroe decide di non combattere più? E badate, gli dicono di tutti i colori, gli dicono sei un vigliacco, sei un parolaio, devi obbedire, tu sei un soldato, io sono il tuo generale, eppure lui non combatte più. Perché non combatte più? Dice la signora, Agamennone gli ha fatto un affronto e quindi lui non combatte più. Questa è una risposta. Perché Agamennone gli dice io ti voglio far vedere che sono il comandante e quindi tu devi obbedire. Questo è giusto, questo è giustissimo. Allo stesso tempo però, se tutto l'esercito avesse reagito come Agamennone, come Achille, tutte le volte che riceve una ingiustizia, l'esercito sarebbe sciolto subito. Achille
Ci sono altre ipotesi perché Achille si ritira? Nessuno? Io posso anche interrogarvi, come... No, allora, e Achille nel ritirarsi dal combattimento rompe una comunità, va bene? Rompe una comunità, è chiaro? Perché i greci venivano, come sapete, da varie... erano una confederazione, perché Menelao veniva da Sparta, e Ulisse veniva da Itaca, Nestore veniva da Pilo, e Achille veniva dalla Ftia, venivano dalle varie regioni, ma erano una confederazione. Quindi quando uno subiva un torto, in questo caso Menelao, tutti gli altri greci confederati si muovevano. Questa è la comunità. Achille compie un gesto estremamente moderno. Vi prego di seguirmi. Compie un gesto estremamente moderno, cioè dice: a me non importa della solidarietà che la mia comunità mi richiede, in quanto io come individuo ricevo un'ingiustizia. È chiaro? Questo è un ragionamento moderno. Il mio partito mi fa un torto, io non mi importa del mio partito, lo lascio. Appartengo a quella determinata fede religiosa, discrimina gli omosessuali, io sono omosessuale, l'abbandono. Questo è un ragionamento, che è una scelta che noi facciamo tutti i giorni. Il singolo, l'individuo, i diritti del singolo e dell'individuo valgono contro l'intera comunità. La nostra comunità mutila le ragazze, i genitali alle ragazze. Io non voglio, e quindi il mio diritto deve essere rispettato, anche se tutta l'altra comunità lo accetta. Siete d'accordo che questo è molto moderno? Prima non era così, prima le comunità decidevano. Ricordatevi, nel Medioevo il principio cuius regio, eius religio, la pace di Vestfalia. Che cosa dice? Se il re era cattolico, voi eravate cattolici. Se il re era protestante, voi eravate protestanti. Non è che c'era, no, scusa, io la penso diversamente. No. La comunità era più forte dell'individuo. Nel nostro mondo, il diritto che noi cerchiamo di proclamare è che il diritto dell'individuo, finché dura, deve essere rispettato anche se la comunità circostante è totalmente da un'altra parte. Achille fa un gesto di enorme modernità rompendo la sua comunità e rischia la gloria, perché si mette in una tenda, non combatte più, e tutti pensano che alla fine non combatte più perché è un po' rompiscatole, un po' vile e un po' un bambino capriccioso. Vediamo poi come torna Achille. Parliamo un secondo invece dell'eroismo secondo Achille. Secondo Odisseo. Odisseo, come sapete, è l'eroe moderno per antonomasia, perché ricordate tutti che James Joyce all'inizio del Novecento, del secolo della modernità, scriverà un famoso libro. Chi non l'ha letto? Nessuno l'ha letto. Non credo. Tranne i professori di inglese non l'ha letto nessuno, alcuni l'hanno sfogliato. Non è un libro che è scritto, ma lo state registrando? No, è un libro bellissimo, però è un libro che è un labirinto, no? Non entrate, non sapete quando uscite, è un labirinto. Però è importantissimo che Joyce, e che invece ha scritto delle poesie meravigliose che davvero tutti possono leggere, che Joyce ha chiamato il suo libro Ulisse proprio per indicarci che quello è l'eroe della modernità. Allora, in che cos'è che è eroe della modernità Odisseo? Ve la dico molto brevemente. Odisseo non vince mai da solo, mai. La tecnica di Odisseo è sempre avere una dea. Quando sta in difficoltà, una dea lo aiuta e lui vince. E quando è alle strette, ci sono dei compagni che si sacrificano con lui e gli danno una mano. E
quando arriva dal Feaci conquista i Feaci e i Feaci lo aiutano a ritornare a Itaca. Quando arriva a Itaca il suo vecchio popolo e insieme agli dei gli dà una mano. Ulisse è l'eroe del nostro tempo perché ha già capito che non possiamo mai vincere da soli, che deve sempre costruire una coalizione, deve sempre costruire una coalizione. Può essere una coalizione con una dea, può essere una coalizione con un guerriero, può essere una coalizione con degli altri combattenti o con degli altri indigeni, però sempre. Odisseo è un costruttore, è un assemblatore, non è un eroe solitario, non è un eroe singolo. Quello che fa di Odisseo un eroe straordinariamente interessante è la sua duttilità. Alcuni però lo ritengono un furbo. Si dice che Odisseo è l'eroe italiano, no? È un grande furbo. E non so se qualcuno di voi ricorda la poesia dello scrittore Cardarelli. Ha scritto una poesia bellissima che si studiava qualche tempo fa a scuola, adesso come tante poesie belle italiane non si studia più, che si chiama Iace, è molto lunga e bella, la potete trovare su Google e leggerla stasera, e dice fondamentalmente che il vero eroe non è Odisseo, troppo furbo e troppo protetto dalle dee, ma è Iace, un grande eroe di cui oggi non vi parlerò, Iace e Telamonio, ce n'erano due, uno era molto arrabbiato, Oileo, Iace Oileo, e l'altro invece è molto forte e serio, è Iace e Telamonio. E Cardarelli dice, Iace era l'uomo che cerca sempre di avere le cose nel modo giusto, conquistandosele, e non ci riesce, mentre invece Odisseo chiama la dea col telefonino e dice aiutami, e lui l'aiuta, e scrive Vincenzo Cardarelli scrive: nessun dio ti protesse, Iace, nessuna gloria ti arrise incontrastata, ti fu solo discorto il tuo valore, fante antico, e i greci ti negarono quel premio a cui tu ambivi, le armi d'Achille, un maestro d'inganni, Odisseo, te le strappò. Ma in mare costui le perse, perché Odisseo perde le armi d'Achille che aveva vinto durante il naufragio, e il flutto pietoso, il mutevole flutto, più sagace dell'umano giudizio, più costante della fortuna, sul tuo tumulo al fine le depose. Pace all'anima tua infera, Iace. Perché cosa accade? Che quando Odisseo vince le armi di Achille contro Iace, anche se in realtà le meritava Iace, le perde nel naufragio e il mare, che è giusto, le porta sulla tomba di Iace, che si era poi ucciso per la disperazione, impazzito, ucciso, gli porta le armi d'Achille. Però il nostro eroe vero è l'eroe che è più, insegna di più qualcosa per il nostro tempo, è Ettore. Ettore, che è figlio di Priamo, il re di Troia, è un eroe che non ha nella guerra di Troia alcuna posta in gioco, zero. Non ha rubato lui la donna, ha proposto al fratello di restituirla, ha condannato il fratello perché l'ha rubata. Da parte sua farebbe pace con i greci in 5 minuti. In 5 minuti. Non è in cerca di gloria, ha già tutto quello che vuole, una bellissima moglie, Andromaca. Ha un figlio appena nato che si chiama Astianante e vorrebbe solo vivere in pace in una città ricca, famosa e bella. Il destino lo porta invece a combattere prima contro i greci, poi contro Patroclo che uccide e infine a... Quanto tempo è rimasto? Qualcuno lo sa? Da Pario che abbiamo fatto? Da perché 25 è la metà di 50, allora quindi io ero scarso in matematica e bravo nelle materie letterarie, come vedete, siete fortunelli, se no vi farei il teorema di Pitagora e vi direbbe assai. Ve lo ricordate il teorema di Pitagora? Il quadrato costruito. Ettore si trova a dover fare un compito che non vuol fare,
nel duello finale Achille non è più l'Achille che abbiamo visto all'inizio del romanzo epico. Ha delle armi nuove che sua madre, che è una dea, Teti, gli ha preparato, gli ha fatto preparare da Vulcano, armi invincibili, e non sta più combattendo come prima per una comunità, questo l'abbiamo visto, sta combattendo per se stesso. Non gli importa più di vincere la guerra, non gli importa più di conquistare Troia. Quando alla fine del romanzo Priamo, il padre di Ettore, lo andrà a pregare di restituire il cadavere, lui quando uccide Ettore gli lega i piedi al suo carro e lo fa passare in giro per la città con il padre di Ettore Priamo, la madre di Ettore Ecuba, sua moglie Andromaca e tutti i troiani che guardano piangendo questa scena. A lui interessa solo vendicare la morte del suo amato Patroclo, e appunto per quello, quando Priamo, sfidando qualunque legge della guerra, entra nella sua tenda e gli dice: ti prego, in nome di tuo padre, in nome di tuo padre Peleo, che era il padre di Achille, restituiscimi il corpo di mio figlio, egli si inginocchia davanti. Allora Achille piange, il guerriero più crudele della storia dell'epica greca piange, e lo fa alzare e gli dice: mangiamo insieme perché siamo due mortali tutti e due, e gli concede di portare a casa il corpo di Ettore e gli concede di seppellirlo con tutti gli onori, con i giochi funebri che i greci assegnavano, e gli troiani che avevano nell'epica greca uguali costumi, uguali dei, i giochi funebri che assegnavano agli eroi. Perché lo fa? Perché lo fa? Potrebbe catturare, se fosse un guerriero in guerra, potrebbe catturare Priamo e dire ai troiani: l'abbiamo preso il re, la città si deve arrendere. Invece non lo fa, gli rilascia il corpo del figlio, perché non è più un guerriero greco. Quando è Achille carica Ettore, io ho usato per scherzare, visto l'ora, il caldo e il rumore, vi ho detto cavalleria rusticana, ma non scherzo tanto, il suo è un delitto d'onore, hanno fatto male all'uomo che ama e lui si vendica uccidendo l'uomo che ha ucciso l'uomo che ama. Ma una volta che l'ha ucciso non c'è più comunità, ormai lui il debito lo ha saldato. Pensate che porta una dozzina di adolescenti troiani, che è una storia meravigliosa dentro la storia, li mette tutti intorno alla tomba di Patroclo e li decapita tutti quanti. Dice la critica francese Simone Weil, che ha scritto un bellissimo saggio sull'Iliade, che si chiama L'Iliade, il poema della potenza, dice: fondamentalmente noi quando visitiamo i nostri cari defunti, quando andiamo a trovare un morto, prendiamo dei fiori, li tagliamo e li mettiamo sulla tomba, e non ci viene in mente che stiamo recitando una vita, pensiamo di onorarlo e non abbiamo nessun pensiero doppio di tagliare una vita per metterla. Lo stesso fa Achille, prende 12 vite umane di 12 adolescenti e troiani e gli taglia la testa, e uno di loro, un momento prima di avere la testa tagliata, e gli dice: ma perché io che ho fatto, non è che io se vivo o muoio questo Patroclo non tornerà. E Achille gli risponde: che importa, Patroclo era più nobile di te, era più bravo di te, era un guerriero migliore di te, era un uomo migliore di te, eppure è morto, quindi come è morto lui morirei anche tu. Gli taglia la testa. Fatemi dire soltanto una cosa sul povero Patroclo. Patroclo non è molto discusso nella storia dell'epica, perché il suo momento è sempre all'ombra di Achille, l'amico di Achille, l'amante di Achille, combatte con le armi di Achille, muore con le armi di Achille, Achille decide di combattere. Ma se noi cerchiamo di fare giustizia al povero Patroclo,
che alla fine è andata a combattere per vendicare l'onore del suo amante, perché dice: io non ne posso più che tutti dicano di te che sei un vigliacco, quindi andiamo a combattere, andiamo a combattere. Quello che Omero ci dice, sapete che Omero, forse non Omero, la questione omerica, chi era, varie cose, eccetera. Ci sono filologi greci in sala? C'è sempre la mia sfortuna. C'è una conferenza fantastica di Saviano, cominciava con Saviano, con Travaglio, Severgnini, la Juventus, il Circo Togni, sono tutti insieme. E fondamentalmente il modo in cui vengono stilati i poemi omerici è Wikipedia, va bene? Sapete come viene stilata Wikipedia? Uno scrive una voce, la filologa annuito, alzati filologa, così ti fanno l'applauso. No, perché siccome tutti pensate, io lo so che io appena detto filologa greca voi pensate che era una cozza micidiale, adesso tutti, ah signorina, io mi sono occupato adesso lui, quello che per i lunghi là, io tutta la vita la filologia greca, passo le notti a studiare onnoi teoi filus in apotnesca in eos. Patroclo, no, no, scusatemi, Omero è scritto come Wikipedia, cioè c'è una storia e altri la aggiustano, un altro racconta la storia e altri la aggiustano, poi passa il mare con una nave e altri la aggiustano, quindi la storia che noi abbiamo è stata scritta da tantissimi diversi aedi, da tantissimi diversi cantori, e quindi noi non abbiamo inventato, io lo so che molti dei giovani pensano noi abbiamo inventato la scrittura collettiva, Wikipedia, no, i greci avevano inventato la scrittura collettiva prima di noi, non c'avevano il web, non c'avevano i computer, c'avevano la lira, no, la lira quella Beppe Grillo, torniamo alla lira, io dico sempre sì Beppe, ragione, ten, 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 quella lì, no, la lira nel senso di strumento musicale, una U con le corde che si suonava. E sapete che recentemente un cantautore, Bob Dylan, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, no? Sapete che un importante scrittore italiano, che non nominiamo perché non vogliamo fare polemiche, Baricco, ha detto, vi ho detto non lo nominiamo, e ha detto che c'entra la musica con la letteratura, come si chiama Baricco? Di nome? Alessandro, non niente, solo che alle origini della cultura della narrativa occidentale cantavano, perché l'Iliade e l'Odissea non erano lette, non erano recitate, erano cantate, tant'è vero che dice, chi ha, il signore è giovane, diversamente giovane come me, quando noi studiavamo l'Iliade com'era? Canta mio diva del Pelide, non è che diceva scrivi mio diva del Pelide, chi... mandami un WhatsApp, diva del Pelide, no, cantami, cantami, cantami o diva del Pelide Achille, lira funesta che infinite addusse lutti agli Achei, molte anzitempo all'orco, generose d'eroi, alme d'eroi, perché? Perché cantavano, perché cantavano, perché cantavano, molte anzitempo all'orco, generose travolse alme d'eroi, e di cani e da ugelli orrido pasto l'orsal mi abbandonò, così di Giove l'alto consiglio s'adempia, da quando primamente disgiunse aspra contessa il re de Prodi Atride, Agamennone, e il divo Achille, e qual dei numini mi cogli il figlio dilatore di Giove. Posso andare avanti, ma poi a pagamento, cioè vi date dei soldi e ve la resto di tutto. Anche lire vanno bene. Patroclo si distingue da tutti gli altri eroi perché è tenero, è tenero. Dice a un certo punto Omero, prendiamo buono il wiki Omero, diciamo, a me piace pensare che Omero cieco, no? Dico Omero un cieco un fuista. Omero dice non litigava mai con nessuno, non litigava mai con nessuno, mai 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 mai, era sempre tenero con tutti. Ed è proprio questa sua tenerezza a perderlo, è questa sua proprio tenerezza a perderlo. Abbiamo pochi minuti finali, torniamo a Ettore, non lo voglio abbandonare Ettore.
Ettore entra nel poema di Iede molto tardi, se non mi ricordo male, però c'avete una filologa in sala? C'è un medico in sala? No. C'è una filologa in sala? Sì, sì. E intorno all'ottavo libro, quindi già avanti, e non ha una parte veramente estremamente significativa. Cerca fondamentalmente di calmare, sino a che deve prendere il comando dell'armata troiana e portarla all'attacco. Fondamentalmente l'avventura di Ettore nel poema dell'Iliade si svolge in 3 giorni. Tutti stanno controllando su Google se le cose che dico sono... Tre giorni, cioè l'avventura di Ettore nell'Iliade si svolge in 3 giorni. Fondamentalmente quello che accade è che all'inizio della terza giornata Ettore porta i troiani all'offensiva, arriva quasi a incendiare le navi. Incendiare le navi sarebbe la vittoria della guerra, perché i greci non potrebbero più tornare a casa né rifornirsi, e quindi resterebbero bloccati sulla spiaggia a morire di fame e di malattia. E i greci hanno una controffensiva che respingono ancora i troiani sotto e dentro le mura, e c'è ancora una nuova offensiva da parte di Ettore. A quel punto muore Patroclo, rientra in guerra Ettore e Achille, e muore Ettore. Ettore ha un solo momento in cui lascia la sua umanità: voglio vivere con mia moglie Andromaca, voglio vivere con mio figlio Astianante, e viene preso dalla vampa della guerra, quando dice: spero che i greci non decidano di scappare, perché se scappano la guerra non può continuare, non la possiamo vincere, ci sottraggono la gloria. Questo è l'unico momento in cui lui pensa da guerriero classico. Tutto il tempo in cui lui sta nel poema pensa sempre come un uomo dell'era cristiana, come un uomo già capace di guardare non solo al proprio destino, non solo al destino della propria comunità, destino e comunità, ma anche a qualcosa di più grande, a quelli che vengono dopo di lui. C'è un momento stupendo del poema. Io dico romanzo modernizzandolo, è un poema perché in versi, ma in realtà è un romanzo nel nostro senso moderno, no? Con una storia di costruzione. Quando Ettore, sotto le mura, alle porte scee, erano le porte principali della città di Troia, e anche queste, diciamo, gli archeologi hanno in qualche modo rinvenuto e riconosciuto, li potete visitare in Asia Minore, in Turchia, incontra la moglie Andromaca e il figlio Astianante. È un bambino così, giustamente abbiamo un Astianante in sala, è un bambino così, e quando Ettore lo vuol prendere in braccio con il pennacchio sull'elmo che ha, il bambino fa esattamente quello che sta facendo qui il nostro giovane amico: piange perché si spaventa che il padre lo vede con l'elmo tutto bardato. Allora Ettore sorride, si leva l'elmo e conforta il bambino, questo è un gesto che parla moltissimo a noi. Noi siamo tempi in cui c'è moltissima guerra nel nostro tempo, lo sapete anche troppo, ed è inutile che io ve ne parlo già troppo negli articoli che faccio, però ognuno di noi vorrebbe togliersi l'elmo, no? Uomo, donna, guerriero, civile, tutti noi ci vorremmo togliere l'elmo e non spaventare i nostri bambini, non spaventare le nostre mogli, non spaventare i nostri mariti. Vorremmo tutti vivere in un mondo in cui non c'è da fare paura agli altri, e in cui non ci sono altri che facciano paura a noi, in cui noi non facciamo paura agli altri, ma neanche gli altri ci facciano paura a noi. In questo gesto di Ettore che si toglie l'elmo c'è il suo fare un passo indietro dalla tradizione etica sanguinosa, militare che ci hanno insegnato a scuola, no?
il duello, la guerra, tagliarsi la testa, vuole essere umano, vuole essere umano, vuole vivere con sua moglie, vuole vivere con suo figlio. Nessuno dei due farà una buona fine. Quello che imparerete leggendo l'epica greca, che il lieto fine l'ha inventato Hollywood molti anni dopo, ma non ci sono lieti fini nell'epoca. Astianappe, quando i greci prendono Troia, è un bambino poppante. Neottolemo, che è il figlio di Achille, lo prende, non sa che farne. Adesso non ricordo male, questo googlatelo veramente, credo che sia proprio Odisseo che gli dice: guarda, questo bambino è piccolo ma crescerà, e siccome tuo padre ha ucciso suo padre, quello che lui vorrà fare è uccidere te per vendicare suo padre. Neottolemo dice: sai che c'hai, c'ha ragione, prende il bambino e lo butta dalle mura. Per essere sicuro che non atterri bene, prima gli fracassa la testa sulle mura e poi lo butta giù. Andromaca diventerà l'amante di uno dei re greci, perché la prende come schiava, dovrà tessere la tela per uno dei re greci e poi fargli da concubina. Quindi quando Ettore va a combattere, sa che la posta in gioco peggiore, vi prego di seguirmi, sono ancora pochi minuti e sono veramente impressionato e commosso che mi abbiate seguito fin qui, perché pensavo che in queste condizioni, ma si sta sciogliendo perfino il cioccolato alle pareti, poi alla fine ce ne amagna. E la posta in gioco peggiore non è la morte, perché alla fine Ettore, come abbiamo visto all'inizio, come tutti gli eroi, sa che lo status dell'eroe, la ricchezza, le concubine, la gloria, deriva dal fatto che è pronto a pagare il prezzo di morire, ok? Quindi questo lo sa. Il suo incubo è la sorte di Andromaca e la sorte di Astianate, perché l'eroe è disposto a dare via la sua vita, ma purché la sua famiglia, i suoi cari, la sua comunità vicina, la sua famiglia non rimanga vittima. Questa è la sua vera preoccupazione. Quindi quando Ettore vede Achille che lo carica, Achille è infuriatissimo. Abbiamo visto, non combatte più per una comunità, combatte per se stesso, lo attacca direttamente e lo vuole uccidere. A quel punto ho provato a raccontarvi, spero di esserci riuscito, ma ho provato a raccontarvi che tra gli eroi greci, le eroine greche, gli dei greci, le dee greche che abbiamo studiato a scuola, o che alcuni di noi stanno ancora studiando a scuola, perché li vedo c'è anche molti giovani, e noi non c'è nessuna distanza, non c'è nessuna distanza. Siamo di due civiltà diverse, siamo di religioni diverse, abbiamo una tecnologia diversa, per loro un'arma di bronzo era Silicon Valley, e noi abbiamo telefonini che fanno tutto quanto tranne il caffè. Però quello che ci unisce è la chimica dei sentimenti umani. Quando voi prendete in mano l'Iliade, vi commuovete per la morte degli eroi, vi appassionate alle gesta degli eroi, vi stupite dei dubbi degli eroi, esattamente come 5, 6, 7 secoli prima di Cristo i nostri antenati che avevano sentito quella storia si commuovevano. Questo è il punto, ci sarebbe da fare un'altra conversazione, la faremo quando volete, questo è il punto cruciale di quello che sto cercando di dirvi. La reazione della chimica dei sentimenti degli umani del 2017 a questa narrativa è identica a quella degli eroi greci. E quindi a quel punto Ettore scappa. Stiamo parlando dell'eroe migliore che ci sia in campo, perché alla fine abbiamo visto che Odisseo è un furbone, che Achille è un furioso, mentre Ettore è un raziocinante, umanista, compassato. Scappa per una
scappa per due, scappa per tre volte intorno alle mura. E di nuovo, come accadrà poi quando attaccatolo al carro Achille lo porta in giro, e i troiani lo guardano dalle mura. C'è sua moglie, c'è suo figlio, c'è tutta la sua famiglia, c'è suo padre, c'è sua madre, ci sono i suoi fratelli, e lui continua a scappare perché ha troppa paura, non vuole morire. Chi di voi condanna Ettore, alzi la mano. Io scappavo 12 giri, non 3 giri, 12 giri, 12 giri. Scappa, e avrebbe continuato a scappare se a un certo punto Atena, la dea Atena, Minerva dei Latini, che era alleata con i greci per tante ragioni, Atene era una città sacra a lei, ma soprattutto perché il famoso Paride, nel dare la mela d'oro ad Afrodite, ad Atena e a Era, Giunone aveva scelto Afrodite, quindi era molto arrabbiata, non si incarna, non si camuffa, non si trasforma in Deifobo, uno dei fratelli di Ettore, e gli dice: rimani, combattiamo, io ti aiuto. Allora, incoraggiato dal falso Deifobo, Ettore si ferma, Achille gli lancia con tutta la sua possanza la lancia, Ettore la schiva perché è un grande combattente, non è scarso, la schiva, lancia la sua che rimbalza sullo scudo. Lo scudo ha 7 pelli, gli scudi dei greci avevano 7 pelli di protezione, rimbalza, e allora lui dice a Deifobo: dammi un'altra lancia, così la lancio, e non lo vede più accanto, e non riesce più, dice: fammi, aiutami, e non lo vede più. Allora capisce che è caduto in trappola. Capisce che il fratello a cui voleva chiedere aiuto non c'è, e che lui è solo davanti ad Achille, Seguitemi soltanto un attimo, non annuite. Pensate a voi, la piana di Troia, la vostra famiglia sugli spalti, i greci lontani sul mare dell'Asia, della Turchia, che sbatte con le onde, piana sabbiosa, il fiume alle spalle, e questo sesso gigante che vi carica solo per ammazzarvi e fare scempio del vostro corpo. Pensate come Ettore ha cercato di capire quello che voi provate. Provate voi un secondo a pensare che cosa lui ha provato. Eppure si ferma. E quando furono vicini, questa è una traduzione diversa, è stata fatta a Torino da Rosa Calzecchi Onesti su richiesta di Cesare Pavese, lo scrittore, subito dopo la guerra, perché non gli piaceva la vecchia traduzione che canta melodiva del Pili di Achille, ed è una traduzione più letterale. Il grande Ettore, elmo lucente, parlò per prima ad Achille: non fuggo più davanti a te, figlio di Peleo, come ora corsi 3 volte intorno alla grande rocca e non seppi sostenere il tuo assalto. Su, invochiamo gli dèi, essi migliori testimoni saranno del nostro patto. Propone un patto a Ettore, cioè facciamo un patto: quando se tu mi uccidi non fare scempio del mio corpo, se io ti uccido non farai scempio del mio corpo. Cioè, prova a fare un negoziato, quello che noi diciamo a israeliani e palestinesi, ma invece che ammazzarvi, sedetevi e fate un accordo. Ma Achille gli risponde, piede rapido, no? Il nome di Achille: Ettore, non mi parlare maledetto di patti, Ettore, non mi parlare maledetto di patti. Come non v'è alleanza fra uomo e leone, lupo e agnello non hanno mai cuori concordi, ma s'odiano, così noi non faremo mai più patto. Perché tu non hai scampo, ma palla d'Atena ti uccide con la mia lancia, e pagherai tutte insieme le sofferenze dei miei, cioè Patroclo, che uccidesti infurianti con la tua lancia. Quando non vede più Deifobo, Ettore capisce che non c'è più niente,
non c'è più la gloria, non c'è più la città, non c'è più la forza, non c'è più l'eroe, non ci sono più i dèi, non c'è più la corona, non c'è più niente. Gesù, lui è la morte. Io è la morte. Voi è la morte. Noi è la morte. Deve accettare il destino o continuare a scappare? Accettare il destino o continuare a scappare? Non vede più neanche suo fratello accanto. Comprese allora Ettore in cuore e gridò: ah, davvero gli dèi mi chiamano a morte. Credevo di avere accanto il forte Deifobo, ma è fra le mura. Atena, la dea, mi ha teso un inganno. Mi è accanto la mala morte e non è più lontana. Non è inevitabile ormai. E questo da tempo era caro a Zeus, il Dio, Giove, e al figlio arciere di Zeus che tante volte mi ha salvato benigno. Apollo aveva sempre protetto i troiani e aveva sempre protetto Ettore, ma adesso Zeus ha deciso. C'è una immagine bellissima di Zeus che prende la bilancia, mette il destino di Achille da una parte, il destino di Ettore dall'altra, l'appiatto della bilancia di Ettore cade e finisce. Tante volte mi hanno salvato benigni, ormai mi ha raggiunto la Moira. La Moira era la divinità mitologica che presiedeva la morte. Potremmo tradurlo: ormai mi ha raggiunto la morte. E qui, nei prossimi due o tre versi, c'è la svolta e il messaggio che ci dà Ettore e sul quale possiamo meditare. Ebbene, non senza lotta, non senza gloria morirò. Devo morire, è il mio destino morire. Bene, ma io non morirò come un agnello al mattatoio e non morirò senza battermi col mio nemico. Ebbene, non senza lotta, non senza gloria morirò, ma avendo compiuto qualcosa di grande, che anche i futuri uomini lo sappiano. Ho finito. Che cosa è compiere qualcosa di grande che anche i futuri uomini lo sappiano? La gloria per un eroe, essere ricordato, era molto importante. Però vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio? Vi ho detto che quando Odisseo nell'Odissea va a parlare con Achille, gli dice: preferirei essere l'ultimo dei servi piuttosto che il re delle ombre. Allora non può essere solo la gloria del fatto che ancora oggi noi stiamo parlando di Ettore che lo ferma. Qualcosa di grande che anche gli uomini ricordino e narrino. Non è la gloria, ragazzi, non è la gloria, è l'esempio. Non è la gloria, è l'esempio. Cioè, quello che Ettore vuole che noi ci ricordiamo è la nostra identità è fatta da come noi adempiamo al nostro dovere, da come noi sappiamo accettare il nostro destino, da come noi sappiamo interpretare le carte che la vita ci dà in un modo non indegno, non indegno. C'è un nome molto specifico per questa virtù che si chiama il coraggio morale. Ci sono tanti tipi di coraggio: buttarsi col paracadute, scalare una montagna, scendere in profondità nel mare, fare un campionato di Formula 1, tantissime. Il coraggio morale è il coraggio di fare qualcosa di difficile per il quale noi non abbiamo vantaggio, e per il quale invece la nostra comunità, la gente che ci sta attorno, chi sta a noi, ha vantaggio. E Nelson Mandela in galera che dice: io non mi metto i pantaloni corti che mi vogliono imporre, ma io continuo una battaglia. Non ha nulla da guadagnare, però prende un coraggio morale. Martin Luther King che dice: io potrei essere un famoso premio Nobel che parla in televisione, invece vado a marciare con gli altri neri. Coraggio morale. E il carabiniere italiano che dice d'acquisto, che dice:
uccidete me, non uccidete gli altri ostaggi innocenti come me. Il coraggio morale è tutte le volte, in un gesto piccolo o grande, voi mettete il vostro interesse personale dietro l'interesse della comunità, dietro l'interesse del gruppo. Queste sono le stagioni dell'eroismo. L'eroismo di Achille è una stagione quando noi siamo giovani. Vorremmo spaccare il mondo, vorremmo andare a spallate, vorremmo prevalere come il più veloce Achille. E piano piano la vita ci insegna che dobbiamo essere come Odisseo, dobbiamo avere dei che ci aiutano, qualche piccola raccomandazione, facciamo una telefonata, dobbiamo accettare dei compromessi. Non credete mai a quelli che vi dicono che non hanno accettato mai nessun compromesso, perché sarebbero ancora nella culla materna. Dobbiamo vivere, dobbiamo crescere. Questa è la stagione dell'eroismo e di Odisseo. Ma quando raggiungiamo veramente la maturità, e guardate, non è una questione di vecchiaia, perché ci sono giovani che sono maturi e vecchi che non sono maturi, quella è la stagione dell'eroismo di Ettore, cioè una stagione di consapevolezza in cui capiamo che il vero eroismo non è prendere una lancia e andare nella piana di Ilio a caricare i nostri nemici, ma è svegliarsi la mattina, portare i figli a scuola, andare a fare il nostro dovere, provare a fare la cosa giusta nel nostro ufficio, fare quella telefonata a quel nostro amico, parente che sta male, che ci rompe moltissimo le scatole, fare e prendere il telefonino, come stai? Lamentele. Cioè, l'eroismo è accettare nelle cose piccole come nelle cose grandi che la comunità, il mondo grande attorno a noi è più importante di noi. Nel momento in cui noi abbiamo capito questo, nel momento in cui noi abbiamo capito che la comunità e il mondo grande attorno a noi è più importante di noi, sembra una scelta di umiltà, no? Questo è il momento del grande eroe. In quel momento, quando voi fate quella telefonata che vi avete di difficile fare, la gloria di Ettore scende su di voi improvvisamente, non importa uomini, donne, vecchi, anziani, bambini, diventate giganti con lo schiniere, lo scudo, il pennacchio, e allora siete degli eroi. Grazie, buon lavoro.